È stata una riflessione ad ampio raggio sulla storia e l'evoluzione del diritto, la Lectio Magistralis del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, tenuta questa mattina all'Università di Teramo davanti ad una platea di studenti alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Paolo Grossi ha parlato come professore storico del diritto, rivolgendosi direttamente agli studenti e tracciando tutte le tappe che hanno portato a quello che oggi rappresenta il diritto, facendo riferimento e spiegando cosa si intende ad esempio per modernità del diritto e quali siano i rischi di un'interpretazione come scienza pura, quando cioè l'unico produttore del diritto diventa il potere politico, riducendo la legge ai soli codici ed escludendo quindi i fatti legati alla giurisprudenza. Ma il passaggio più significativo è stato senza dubbio quello legato alla Costituzione, che secondo Grossi ha avuto il pregio di interpretare la società che l'ha generata. I padri costituenti ebbero questo grande vollero leggere nelle canne di una società ormai rinnovata, liberata dal fascismo, dalla tragedia della guerra, che aveva ritrovato la sua autentica dimensione democratica. Lettura della società per capire valori e interessi diffusi e trarre quello che voleva essere la Carta Costituzionale, offrire un breviario giuridico al cittadino. Ma non a dei modelli di uomo, ma a dei soggetti esistenti in un ambiente sociale particolare. Legnini ha poi sottolineato l'importanza della presenza del Presidente della Corte Costituzionale in Abruzzo, in particolare nell'Ateneo Teramano, demandato alla formazione di coloro che scriveranno il futuro del diritto. Una presenza molto importante che è stata preziosissima per i giovani laureati della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, un'occasione straordinaria per riflettere sui grandi temi del diritto, dell'ordinamento giuridico oggi, del rapporto tra diritto ed economia, del ruolo della giurisdizione oggi, che è un ruolo sempre più rilevante.